2:30 grosso modo l'allarme ci ha avvertito che c'era una presenza interna. Il collega Andrea Rispoli è venuto a verificare insieme ai carabinieri qui di Fogliano e abbiamo trovato una bella sorpresa. Un foro che può vedere lì al muro e l'impalcatura, gli accessori, lo stand degli accessori rovesciato. Sono entrati in azione attorno alle 2:30 utilizzando mazze o picconi. Sono riusciti a creare questo foro nel muro per poter accedere all'interno dei locali. Una maxi furto all'Euronics di Fogliano della Chiana. È successo questa notte, i ladri, dopo essere riusciti ad entrare dentro al negozio, hanno fatto razzia di oggetti elettronici. Action cam, casse Bluetooth. Principalmente, ma ancora siamo in corso di quantificazione perché questa mattina abbiamo cominciato a fare le verifiche del caso. Poi sono scappati con alcuni borsoni pieni. A mettere in fuga la banda probabilmente l'arrivo della vigilanza dopo che era scattato l'allarme. Sicuramente avranno fatto un sopralluogo qui nel negozio e scelto quello che era il lato più favorevole. Anche sicuramente quello con una via di fuga migliore e magari anche meno visibile. Sicuramente, tant'è che hanno anche approntato dietro qui nel fiume una via di fuga, quindi hanno messo dei pancali a mo' di ponte per avere una più facile fuga, appunto. Resta ancora da quantificare il bottino, che potrebbe comunque sfiorare i 50.000 euro. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cortona. Non si tratta del primo assalto al punto vendita. Solamente un anno fa lo stesso negozio aveva infatti subito un altro furto che aveva fruttato ai malviventi ben 80.000 euro. In quel caso i ladri avevano sfondato la vetrata con un'auto utilizzata come ariete. Vi sentite presi di mira in questa zona? Purtroppo sì, un po' perché la zona forse lo permette, data dal fatto che non ci sono abitazioni vicine, un po' perché ecco, ultimamente diciamo che è un po' più presa di mira, sì.